Ciao ragazze, eccoci qua in un nuovo video collaborazione. E indovinate un po' con chi faccio questa collaborazione? Ovviamente con Make Up Passione 1986, alla quale mando un bacio gigantesco. Ciao Silvietta. Allora, il video che abbiamo deciso di fare oggi è un back to school, perché ormai siamo agli sgoccioli. Oggi è il... Oddio. 30? 31 agosto, ok? E potrei anche sbagliarmi, ma no, credo sia il 31 agosto. Quindi mancano 15 giorni alla riapertura delle scuole e quindi abbiamo detto perché no, facciamo un back to school. Il back to school che vi voglio proporre io però non è il classico back to school, quasi effetto trucco vedo non vedo, ma è un back to school più per le ragazze dell'ultimo anno, quindi comunque quelle che hanno già intorno ai 18-19 anni. Volevo un look comunque giovane, fresco, low cost, ma non appunto completamente naturale. Iniziamo subito. Sono andata a prendere tutti i prodotti piuttosto low cost. L'unica cosa che ho sul viso, perché fa parte della base, che ho messo che non è low cost ma che non vi consiglio, è il fondotinta di MAC, il Face... Com'è che si chiama? Face and Body, se non erro. Me ne sono fatta fare un campione da MAC qualche giorno fa perché sono andata a comprare due rossetti, ma non mi piace. Cioè, io ora l'ho messo su, ci ho dato sopra una spolverata di terra per bionde di Essence, perché senza metterci su niente, o almeno una cipria, rimane completamente lucido su di me e mi fa sudare, cosa che non mi è mai capitata con nessun fondotinta. Questa cosa mi risulta veramente assurda, visto che è un fondotinta piuttosto costoso, che mi faccia sudare la faccia. Mi faccia sudare la faccia. È alquanto strano. Comunque, fatemi sapere se voi lo utilizzate e come vi trovate. Quindi, base già fatta, fondotinta Face and Body di MAC, un pizzichino di terra giusto per andare a, diciamo, uniformare quel poco di abbronzatura che è rimasta, quindi al posto della cipria appunto do questa con la terra molto chiara. Vado a fare la base occhi. Ovviamente le sopracciglia io le ho disegnate con la matita di Brochet, che è piuttosto low cost anche lei. La mia base occhi ovviamente è la solita I Love Stage, l'ho dovuta ricomprare perché l'avevo finita. Questa è nuova nuova. Chiedo scusa per la voce, ma è tutta la settimana che sono influenzatissima, ho una tosse agghiacciante, giusto forse oggi comincio a averne un po' meno, ma ci tenevo a fare questo video, quindi ho detto comunque sto, io lo registro e niente, e le ragazze avranno la pazienza di sopportare la mia tosse, magari se diventa eccessiva spengo un attimo e la mia voce orribile per questa volta ce la teniamo così. Domani comunque vado al medico prima di andare a lavorare perché ormai sono 10 giorni che sto così. E mi deve dare degli antibiotici perché sennò non mi passa. Vedete? Detto ciò, andiamo avanti. Vado a utilizzare la palette All About Sunrise di Essence, che l'avevamo già vista in un make-up tutorial. E vado a utilizzare anche Blockbuster, ovvero il colore più chiaro e opaco di Essence, che è un fantastico vaniglia chiaro, bellissimo. Vado a mettere il blockbuster con un pennellino già sulla mia arcata sopraccigliare. Boom, ci ho dato un colpo così. Per definire il sopracciglio, ma senza glitterarlo, diciamo, senza darci comunque un impatto troppo brillantinato, troppo da sera, diciamo. Cioè per andare a ballare, per uscire la sera ci sta anche che nell'arcata ci mettiate un colore glitter o shimmer più che glitter. Ma la mattina a scuola magari meglio di no. Quindi andiamo a mettere Blockbuster tutto nell'arcata. E poi vado a scegliere un color, diciamo champagne, che è questo qui centrale, per la nostra palpebra mobile. Lo vado a mettere con le dita perché secondo me
queste palettine qua di Essence sono più efficaci date con le dita, cioè si vedono molto meglio i colori. Chiedo scusa anche per la luce, ma ovviamente a Genova è brutto tempo, come sempre praticamente. Cioè, faccio un appello, mandateci un po' di sole, cioè. Qui praticamente l'estate non si è vista. Abbiamo fatto, se va bene in tutta l'estate, 10 giorni di estate, quindi una schifezza ghiacciante proprio. Vergognosa. Vado anche nell'altro occhio a sistemare il mio colorino. È una specie di champagne tendente all'arancio, una cosa così. Prendo un attimo l'altro specchio. Lo sfumo bene verso l'alto col polpastrello. Ho rifatto le unghie, le ho fatte squadrate questa volta per vedere se mi si rompono un po' meno, perché le ultime mi si sono distrutte tutte. Quindi, boh, magari cambiando forma mi durano un po' di più. L'anno scorso era successo il contrario, mi si erano rotte tutte così, poi cambiando forma hanno retto, quindi vediamo un attimo. Ok. Ovviamente non ho da pulirmi, ma chi se ne frega, ho i leggings, mi pulisco sui leggings, molto bene. A questo punto ho da prendere il colore shimmer chiarissimo, quindi questo bellissimo panna shimmer, e lo vado a mettere nel mio angolo interno. Oggi sono più seccata del solito, quindi sono andata a prendere di nuovo lo specchietto. Nella mia, ok, parte interna, metto questo colorino qui che va ad illuminare la zona. Molto bellino. A questo punto, dopo essermi piantata anche, penso, un po' di ombretto dentro un occhio perché pizzica, vado a prendere una matita, anzi no, bugia, delle bugie, vado a prendere un pennello da sfumatura e vado a sfumare nella piega il colore più scuro della palette, questo marroncino qua. Ne metto proprio un pizzico, non voglio che vi venga fuori un trucco troppo pesante. Ne metto proprio una spolverata giusto per andare a dare profondità al trucco. E lo sfumo bene con un pennello grande. A questo punto io oggi ho una faccia che sembra che mi è passato sopra un tir, ma facciamo finta di niente. Vado a prendere il Kajal di Kiko e lo metto nella mia rima interna. Ok, in questo modo. Poi vado a prendere il mio I Love Extreme, che ovviamente non può mancare nella trousse di ogni fanciulla. Non si apriva, di ogni fanciulla che ama il mascara migliore dell'universo, sempre questo, anche se devo dire che l'ho ricomprato da qualche giorno e a me sembra diverso. Non so se è un'impressione mia, ma secondo me è diverso. Però poi magari ne riparliamo tra un po' di tempo. Magari semplicemente troppo liquido perché è nuovo, non lo so. Devo dire che non mi dà più l'effetto che mi dava il mio vecchio I Love Extreme, però magari è un'impressione cretina che ho io, eh. Secondo me prima mi faceva le ciglia paura, vedi, adesso, insomma, niente di che. Quindi non vorrei che, spero che non abbiano cambiato formulazione del mascara. Ok. Così. Poi se volete un po' più di effetto ciglia fighe, aspettate che si asciuga e ne mettete ancora un po'.
Nel frattempo andiamo a farci le nostre guanciotte e io vado a utilizzare il Blush Up di Essence, questo qua nella colorazione fucsia arancio. E vado a prendere con un pennello un po' più grande un po' di prodotto e lo sfumo qua in questa zona. Ok, così direi che ci siamo. Il colorito è omogeneo, il trucco è carino, comunque non è pesante, è piuttosto delicato. Faccio vedere da vicino, ma è molto molto semplice. È veramente facilissimo, quindi anche la più sprovveduta ce la fa. E ora sulle labbra. Sulle labbra ci teniamo molto easy, quindi andiamo a mettere un gloss. Io metto questo qua di Bottega Verde, ora poi vi dico anche il numero, che è molto chiaro. È un rosino impercettibile, diciamo. E il nostro make-up back to school è già finito, quindi siamo state rapidissime, molto molto easy, quindi non abbiamo fatto un trucco pesante. Spero che vi piaccia. A livello di costi sono veramente contenuti, quindi a portata delle tasche di tutte, anche delle più giovani. E niente, a questo punto vi mando un bacio gigantesco. Come al solito ringrazio la Silvietta per il nostro make-up in collaborazione. Tra parentesi, cara Silviettina mia, a breve ti mando quello che ti avevo detto. Sto aspettando che mi arrivi ancora una cosa che ho ordinato un po' più tardi, quindi per quello sono un po' più lenta perché mi manca ancora una cosa che ti devo spedire. Appena ho tutto ti mando il pacchettino e nulla, a questo punto vi mando un bacio gigantesco e alla prossima. Ciao!